down, and a dime is a dime. No one knows about you, won't mind. Tell me how long do I have to wait? Can I get to now, no must I hesitate? Will the eagle on the dollar say think of the trust? Say on a man, I wanna see that dollar first. Tell me, how long do I have to wait? Can I get to now, no must I hesitate? Hesitation blues, you know I got it. Hesitation blues, tell me, how long do I have to wait? Can I get it now? How long must I hesitate? Buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti a questa serata molto particolare. Aiuto, tutto posto? Molto particolare e soprattutto suggestiva per la location, no? Come dicono gli americani, con alle spalle il mare, con queste tende qui che ci ricoprono. E siamo qui per raccontare un po' di storia oggi. E soprattutto per recuperare la memoria del passato, le radici e la frontinesità. Lo so che per voi questa cosa non ha molto senso, per qualcuno forse sì. Perché questo? Perché i componenti di questa squadra hanno quasi tutti questo denominatore comune. Pertanto ve li presento. A partire dalla nostra protagonista, che è Pierina Dominici, che conoscete molto bene, la sottoscritta, che si chiama Nadia Ercolani, e Alberto Allegretti, Manuela Fabbri e il nostro musicista Marco Chiaravini. Dicevo, questi cinque componenti di questa squadra hanno un denominatore comune. Non, vai non va, comunque vabbè. Escludo subito Manuela perché non ha questo denominatore comune, ma ha la fortuna di essere la mia migliore amica. E, anzi, mia sorella, io la chiamo così anche perché facciamo parte di una compagnia teatrale. Un'associazione, della verità, si chiama Fratelli di Palco e quindi per questo siamo fratelli e sorelle e insieme scriviamo e mettiamo in scena delle commedie per beneficenza e sono già 2-3 anni che abbiamo intrapreso anche questa attività. Tutti gli altri invece hanno come denominatore comune, come dicevo, questo paesino, questo piccolo borgo nel Montefeltro, nel cuore di Montefeltro, che è Frontino. Siamo tutti originari di quella zona e devo dire che ci fa onore Marco che ha scelto di vivere a Frontino, ha scelto di vivere nella casa dei nonni, che è adesso della mamma, e ha scelto di curare le sue terre, gli ulivi di cui prima parlavamo, ma Marco che è un grandissimo musicista. Marco ha suonato con persone, personaggi estremamente importanti come Jovanotti l'anno scorso, Gualazzi, fa parte di numerosissimi gruppi, ti prego di dire tu il nome così non sbaglio. Okay, per dirne uno, Devon and the Brothers, è un gruppo di Rimini con cui l'anno scorso abbiamo fatto questa esperienza molto bella
a Java Beach Party e anche in altre località in Europa. Ho un effetto papale solo io perché sono il cantante. Ecco. E insomma, è qui ad accompagnarci in questa serata, ad allietare un pochino questo nostro incontro. Ma io e Alberto ti abbiamo già trovato un altro mestiere. Sentiamo. Da questo momento sei il musicista ufficiale dell'Accademia della Pula. Scherzi, ma noi ti assumiamo subito. Che cos'è l'Accademia della Pula? Lo vedete scritto là? E lo vedete scritto anche qua dietro di me, è questo progetto che abbiamo ideato, perché non c'avevamo niente da fare, no? Insieme a Piera, Alberto e al nostro presidente, che è il sindaco di Pordino, che si chiama Andrea Spagna. Stasera non ha potuto essere presente, però vi manda i suoi saluti, con l'obiettivo di recuperare le tradizioni, di recuperare questo senso di appartenenza e di farlo con uno spirito però non intellettualistico, ma un po' giocoso, in modo da coinvolgere un po' tutti gli abitanti di Frontino e quelli che una volta abitavano a Frontino. Questo è un sito di cui però vi parla un po' meglio Alberto, perché in realtà tutto è partito da una sua battuta che poi in realtà poi è diventato un percorso che stiamo intraprendendo. Prego, dottore. Allora, anzi, dottore, grazie. Quanti minuti ho? Pochi. Diciamo subito la spudorata verità. Questo è uno dei tanti danni collaterali, non diretti, del Covid. Perché avevamo poco da fare, l'azienda per cui lavoro in quel periodo era chiusa. E seguivo più volentieri la pagina Ama Frontino che ha creato Pierina, proprio per rivedere un po' vecchi amici, per rivedere il paese. E ogni tanto qualcuno commentava qualcosa in dialetto e, insomma, per farla breve, in seguito ad un commento qualcun altro ha fatto la domanda o la battuta, credo, ma non sapevo che il vostro dialetto fosse anche una lingua scritta. Allora, toccato nella frontinesità, a un certo punto ho detto: adesso ti faccio vedere io se non è una lingua scritta, e ho lanciato l'idea di vorrei creare il dizionario. Il problema è che tanta altra gente a casa col Covid, purtroppo, o comunque per causa del Covid, ha aderito. Cioè, io pensavo di aver detto una cavolata, invece purtroppo alcuni mi hanno dato retta e la cosa è piaciuta, hanno cominciato a bersagliare questa pagina di post con tutte le frasi, le vecchie parole dei nonni, tutto quello che gli veniva in mente. E pensavo che finisse lì, però ho detto quasi quasi adesso le raccolgo e le metto davvero in dizionario. Io poi in maniera molto artigianale e da incapace ho fatto un piccolo sito, ma non valeva molto. Poi ci ha pensato il nostro tecnico, che è il figlio di Nadia, a creare un sito vero, dentro il quale non c'è solo il dizionario, perché ci sono tra l'altro una bella sezione che forse è più divertente rispetto al dizionario, perché è quella dei modi di dire, dei detti popolari, che rendono più l'idea di come ragiona la gente rispetto alle parole basta, no? Il detto col significato che è quasi sempre molto ironico, così stiamo cercando di caricare molto questa sezione. Poi c'è quella dei racconti, ci sono tutte le foto, c'è l'album fotografico, certo, sì, però insomma adesso è un sito serio, è fatto molto bene. E poi qualcuno ha cominciato a accapigliarsi sopra alcune parole. Mio nonno diceva così, no, secondo me si dice così, no, la parola è quella ma significa in un altro modo, che è la cosa classica che se vi mettete a discutere del vostro dialetto con tutti i vostri vicini, anche chi abita a 200 metri o nel podere vicino, vi ritrovate a fare così di sicuro in piazza. Da noi è successo su una pagina Facebook invece che in piazza, però sembrava di essere di nuovo in piazza, non si sentivano gli urli e le imprecazioni, però era così ed è stato bello. A quel punto abbiamo sottoposto queste parole a noi stessi, poi agli anziani, poi... E allora sembrava un po' che le stesse analizzando un'accademia che si occupa di linguistica, però non ho avuto il coraggio perché esiste l'Accademia della Crusca, noi che siamo di estrazione contadina, l'ho chiamata La Pula,
E anche lì hanno detto, dico, sta battuta è notte, tardi, non lo so, non dico una cavolata, e ci hanno creduto di nuovo e hanno detto adesso facciamo il logo, facciamo un'accademia vera. E insomma è venuto fuori che esiste adesso questa accademia, con una C sola. E la Crusca non ci ha avuto il coraggio, mi sembrava esagerato, però la Pula poteva avere un senso. E quindi ecco com'è nato, in maniera forse nella più ridicola possibile, però il discorso è... Il dialetto è una lingua scritta, ma non vale per il nostro. Io ho fatto un ragionamento al contrario. Il dialetto di tutti, qualsiasi posto, non è che è una lingua scritta. Non solo è una lingua scritta. Quello è il minimo, che alcune parole si scrivano, ma se gli togli la musicalità, i suoni, quello che viene tramandato oralmente, non rende l'idea scrivendolo in un dizionario. Quindi esortiamo anche ad allenarci in questa cosa. Direi che i minuti sono abbondantemente trascorsi e quindi va bene. Grazie. Le iniziative che abbiamo, c'è anche questa appunto di questa nostra illustre concittadina che, sì giusto, assolutamente, che non solo... si è inventato un ulteriore mestiere nella sua carriera, che è quello della scrittrice, ma ha anche vinto un premio prestigioso. E sono onorata di presentarvi l'ideatore e l'organizzatore di questo premio, il signor Alfio Magnesi. Prego. Grazie, ma il prestigioso secondo me è un po' esagerato, anche perché... Un concorso così famoso, anche perché è nato piccola azienda, la nostra, una tipografia. Io mi chiamo Alfio Magnesi, sono un grafico, sono diventato, diciamo, tipografo per necessità. E nella tipografia, quindi nel mondo grigio dei caratteri, ho voluto portare un po' della freschezza della comunicazione cercando di creare delle iniziative. La prima è stata questa, appunto, del concorso, perché all'interno abbiamo implementato alcune tecnologie di stampa digitale che permettono quindi di fare anche delle piccole tirature. Quindi anche la stampa di libri come questo è stata possibile proprio con queste tecnologie che permettono di fare anche 10-20 copie con dei costi contenuti. Messo con questo anche l'autor publishing, no, che dà la possibilità di pubblicare, ci è venuto in mente di fare un concorso. Il primo è stato così una scommessa quasi locale, addirittura alcuni miei amici li ho costretti a scrivere alcuni pensieri che avevo iniziato e non terminato, e uno di questi, Claudio Guccioni, non a caso, oltre ad aver vinto il primo concorso, poi stava per vincere anche il secondo, e il libro appunto del secondo concorso è diventato un libro a livello nazionale perché una casa editrice ci ha creduto e a tutt'oggi sta diventando un vero e proprio romanzo a livello nazionale, anche abbastanza famoso. E la nostra azienda è una tipografia, come dicevo, e cerca di ridare al territorio. Hanno preso questa cosa perché tutti gli anni facciamo dei regali ai clienti, tipo il calendario, che è una strenna che facciamo da 15 anni. All'inizio era un progetto nostro, poi piano piano l'abbiamo cominciato a esportare alle scuole, cercando di farle partecipare con un contest dove loro dovevano inventare una grafica del nostro calendario. Poi da lì ci è venuto in mente di dare spazio alle proloco, che no, si danno da fare per ogni realtà locale, quindi abbiamo fatto il calendario Paese in Festa, dove praticamente tutte le proloco locali erano invitate a presentare la loro migliore iniziativa, e che è diventato poi anche questo un calendario. Da lì, questa è la cosa che prendeva piede, che c'erano un sacco di foto amatori in giro, abbiamo cercato di dare anche nel calendario la conoscenza del territorio. Quindi sono nati dei percorsi, 12 percorsi itinerari fotografici, tra cui in quello dell'anno scorso c'era anche quel paese, come si chiama? Mi viene in mente Frontino, esatto. E tra tanti altri paesi, infatti, c'è la Marchigiana in Viaggio che ci aiuta nel cercare tutti i borghi più sperduti della nostra zona, e invitiamo tutti i fotoamatori, e ce ne sono tantissimi, ad andare in giro in tutti i borghi a fare le fotografie, e quindi poi ne nasce un concorso e anche lì premiazioni e visibilità. È chiaro, siamo un'azienda, lo facciamo per farci vedere, e devo dire che questo concorso è stato un'ottima iniziativa. Siamo arrivati al quinto anno. E quest'anno è stata una cosa molto particolare, che il Covid ci ha impedito di fare la premiazione in una bellissima chiesa dove chiaramente vi avrei invitato, ma abbiamo voluto farlo in televisione, quindi abbiamo chiamato tutti i finalisti a mandare un proprio video, tra cui c'era anche questo qui, di questa spiaggia qua dietro. Quindi questa cosa qua è diventata forse un format che continuerà anche nel futuro. Quindi complimenti per il libro, che chiaramente parla di un borgo e lascia delle tracce, perché noi non siamo solo quello che siamo quello che lasciamo.
e lasceremo sicuramente delle immagini e soprattutto anche dei libri che parlano della nostra storia, che mi auguro che un giorno i nostri figli leggeranno e racconteranno, perché diversamente si perderà tutto. Ok? Grazie e buona serata. Questa canzone. Beh, anche perché forse nel mio caso hanno usato delle espressioni un pochino più colorite, che non ripeto, però poi quando vengono a visitare, beh, forse anche no, certe parole sono state sdoganate poi, no? E dicevo appunto, però quando poi vengono a visitare questi borghi dicono: ah, ma che bello, ma che carino, no? Accogliente, tenuto bene, ordinato. Anche come fate a vivere qui? Ecco, questa è un'altra domanda che spesso anche a me hanno fatto tante persone. E, tornando poi al discorso dei personaggi, appunto prima parlavamo del fatto che sono personaggi della realtà di ogni paese, no? E paragonandoli un po' ai personaggi felliniani mi veniva in mente lo zio matto, che tutti voi ricorderete di Amarcord, quello sulla famosa pianta. Adesso lo dico, ma io il romagnolo non lo so, ci provo. A voi una donna! Ecco, quello che urlava così, no? Fantastica interpretazione, tra l'altro, di Ciccio Ingarsia. Ecco, qui abbiamo un altro personaggio che noi frontinesi abbiamo subito capito chi fosse, no? Un personaggio particolare, con delle caratteristiche particolari, che ci ha poi riportato alla mente un personaggio vero. E lo andiamo ad ascoltare, magari con una piccola introduzione di Marco. Cicchetto trascorreva gran parte del tempo all'osteria, dividendolo in parti uguali tra quella della Bita e quella della Rosina, separate da un paio di chilometri che lui percorreva tutti i giorni a cavallo di una vespa dalle mille ammaccature, ad eccezione del lunedì, quando andava al mercato a Scarpigna ad ubriacarsi da Vasco. In quelle occasioni l'asticella etilica oltrepassava il limite del limite. Al ritorno finiva immancabilmente fuori strada, per fortuna senza mai rompersi le ossa. Chi passava e lo vedeva ronfare nella scarpata, rannicchiato in posa fetale accanto alla sua vespa, si fermava a controllare se avesse qualche ferita o bisogno. Al cenno di Cicchetto, che non voleva essere disturbato, lo lasciavano tranquillo tra le braccia di Morfeo. Poi più di uno si faceva scrupolo di passare a casa sua per rassicurare la moglie. La preoccupazione principe di Cicchetto era che la moglie non sentisse freddo. Per questo si fermava lungo le strade a raccogliere legna per la stufa. Caricava stanghe, ciocche, fascine sulla vespa in maniera esagerata. Lui si stendeva sopra, lungo in orizzontale, raggiungendo a fatica il manubrio. In quella posizione riusciva a mantenere l'equilibrio solo grazie all'ebbrezza dell'alcol. Un giorno Caplone, la vecchia guardia comunale, venne incaricato da Patachin
di spiegare a Cicchetti che guidare la Vespa in quel modo era pericoloso, non solo per lui, ma anche per gli altri. Se avesse continuato a persistere, sarebbe andato incontro a sanzioni disciplinari. Per farla breve, gli avrebbero sequestrato la Vespa. Cicchetti poteva rinunciare a qualsiasi cosa, ma la Vespa no, proprio non poteva. Come un novello centauro si sentiva un ibrido, un essere metà uomo e metà vespa. Scorrazzare avanti e indietro lungo le strade a raccattare legna era l'imperativo della sua vita, a cui non poteva assolutamente rinunciare. Poteva lasciare al freddo la Delina? In quell'occasione aveva dato prova di creatività meccanica, brevettando un modo di legare la carriola dietro alla vespa. Con il risultato che con quel rimorchio il trasporto era ancora più pericoloso, ma lui si sentiva pienamente soddisfatto. Da quel momento prese a salutare con una mano chiunque incontrasse per strada, mentre a Patachin e Caplon riservava una sventagliata con il berretto, tolto dalla testa, zigzagando paurosamente. I due tutori dell'ordine pubblico, di fronte a tanta fantasia ingegneristica, non poterono che chinare la testa e arrendersi. Di fatto Cicchetti stava simpatico a tutti. Quel suo fare da clown divertiva, sorprendeva, inteneriva i paesani. Era riconosciuto da tutti come un uomo buono. Tutti gli volevano bene, perfino i ragazzini lo adoravano. In quel suo umorismo un po' infantile, in quelle manifestazioni ingenue e bislacche, molti si riconoscevano. Memorabile era rimasto il giorno alla svolta, quando, abbandonata la Vespa nella scarpata, un gruppo di bambini lo aveva sorpreso, piegato in due, con la testa tra le gambe. Incuriositi, gli si erano avvicinati. Il più ardito aveva chiesto: «Sei caduto?» Il più preoccupato aveva aggiunto: «Ti sei fatto male?» Il più ottimista aveva domandato: «Ma giochi al mondo alla rovescia?» Cicchetti si era sollevato e con un mezzo sorriso aveva detto: «No, Bordei, l'ho fatta mados!» Allora i bambini avevano scorto la vistosa macchia di bagnato sul davanti dei pantaloni. Qualcuno aveva storto il naso, qualcuno si era messo a ridacchiare. «E c'ho la bua mal pisciot!» aveva aggiunto Cicchetti, traducendo la diagnosi del dottor Michelone, prima di riprendere a piedi la via di casa. Quale percorso ha intrapreso? Quale formazione per arrivare? Io la conosco da sempre, lei. Adesso lei non si ricorda, ma dopo le ricorderò un fatto. Da sempre. Lei è una mia alunna. Sono stata la sua alunna all'asilo, ma a parte quello, mi hai conosciuto addirittura ancora prima. E ho sempre ammirato di Pierina questa sua capacità di mettersi in gioco continuamente, di inventarsi sempre qualcosa di nuovo. Per cui raccontaci un po' questa tua formazione. La formazione per la scrittura, l'ho già detto, ho frequentato un sacco di laboratori. La passione, invece, mia mamma era una grande narratrice orale, ancora mia sorella va su da un amico e si ricordano sempre il camino con il fumo, però si resisteva lo stesso con gli occhi che bruciavano, però mia madre sapeva intrattenere. E quindi io dico sempre che sono cresciuta a pane e favole. E poi sono stata sempre una lettrice compulsiva, leggo anche troppo direi, perché nel senso che non mi do il tempo di immaginare quello che leggo delle volte, leggo tantissimo. E poi mi è sempre piaciuto giocare con le parole, per 30 anni ho insegnato alla scuola dell'infanzia, potete immaginare le filastrocche, le canzoncine, tutte queste cose. Quindi per me, miscelando tutte queste cose, ho questa passione di inventare storie. E di inventarle e di scriverle naturalmente. E mentre scrivo e mentre invento, mi sembra un po' di essere proprio come i bambini nell'angolo dei travestimenti che fanno finta di giocare alla vita, giocano alla vita. E io così gioco alla vita. Basta. E a proposito di scrittura, la scrittura è sicuramente un'azione individuale, no? Si scrive per una necessità, per un bisogno di rendere oggettive le proprie emozioni, i propri desideri, anche le proprie paure.
Tuttavia però non rimane mai fine a se stessa, no? C'è sempre la ricerca di una condivisione, di una ci si immagina un pubblico. Ecco, quando sei davanti alla pagina bianca, quale delle due componenti, cioè l'esigenza, il bisogno di raccontare o il bisogno di condividere? Quale due delle esigenze la maggiore? La maggiore è quella di raccontare. Allora, io provo un grande piacere nel costruire mondi, è un po' come avere la bacchetta magica, lo dico ai bambini. Scrivete, perché uno si inventa il mondo che vuole, si inventa il personaggio che vuole, come lo vuole, poi devi anche rispettare un po' il personaggio e tutto quanto. Però un pochino si pecca un po' di senso di onnipotenza, secondo me, e questa bacchetta magica ti dà un... Io sto bene quando scrivo e quindi continuo a scrivere. La pagina bianca non è mai stato un problema, io ho il problema inverso. Ho troppe idee, troppe urgenze di mettere giù e quindi comincio un racconto, poi ne comincio un altro. Mi vergogna dirlo, ho 3 romanzi iniziati tutti a buon punto, non so se riuscirò a finirli, perché il mio problema è quello di finirli, di portare a termine un racconto. Giovane sposa era entrata a far parte della famiglia Bomboni, da tempo immemori gestori di ogni attività mercantile del paese, senza per questo essersi arricchiti di un solo centesimo più dei suoi acquirenti, visto che osteria, tabacchi e merceria erano rimasti luoghi stretti, bui e polverosi, identici nei secoli. Allora la Margherita aveva voluto accanto a sé la più sprovveduta delle 3 nuore, la ragazza senza arte né parte che suo figlio Uccio si era intestardito a sposare a ogni costo, certa che sotto la sua esperta guida avrebbe dirozzato e ingentilito quel panno ruvido e grossolano che era entrato a far parte della famiglia contro la sua volontà. La Rosetta mai aveva osato sognare niente altro di meglio. All'inizio seguiva i passettini pantofolosi della suocera con muta devozione, eseguendo ogni ordine preciso come veniva comandato. Solo di tanto in tanto veniva presa dalla fregola creativa. Allora prendeva iniziative balorde se non proprio disastrose, come la volta che aveva deciso di mettere ordine tra le carte dei bottoni e con accanimento certosino li aveva staccati tutti e messi dentro la bella scatola di latta dove la Margherita teneva le anticaglie rimaste invendute. La vecchia merciaia si era accorta del misfatto quando assieme a Evangelina era andata a cercare 4 bottoni uguali per un gilet senza riuscire a trovarli. La Perpetua, ormai padrona della lingua locale, non si era trattenuta dal dire: «Margherita, come si fa a trovare qualcosa tu sto rapacete?» La Rosetta, sbucata all'improvviso dal retrobottega, si era difesa nel suo quasi italiano acquisito da poco. «No, no, signora, rapacetto c'era e rapacetto c'è!» La Margherita aveva stretto i pugni dentro le tasche del grembiule, aveva ingoiato fiele, ma non aveva detto una parola. Dopotutto, rovesciando sul balcone l'intero contenuto della scatola di metallo, i 4 bottoni uguali la Rosetta li aveva trovati, senza contare che era riuscita ad affibbiare a Evangelina anche 7 vecchi bottoni d'osso bianco dalla forma ovalina, ingialliti dall'oltre mezzo secolo di vita, 4 bottoni con l'ancora da marinaio che dovevano appartenere all'epoca di Napoleone, un bottone gigante dalla foggia esotica che richiamava alla mente Matahari, 3 bottoncini di vetro sfaccettato che, nonostante l'età, brillavano ancora di 1000 colori. Ecco, anche l'estro, no? Il filo comico, no? Comico, comunque ironico, no? della situazione. Poi il racconto continua proprio con l'idea di queste due signore che, insomma, hanno vedute diverse. E in realtà questo ci permette di vedere questi personaggi che prendono proprio una forma, no? Ci ricordano i nostri visi magari incontrati durante la nostra infanzia e poi subito capiamo che diventano altro, no? Come i personaggi maschili che rappresentano la realtà contadina del paese, Pacon, che era il contadino dello zio prete, Peppe, lo sposo vergine, o Bicchierot, il perdigiorno, già nei nomi, anche nella scelta dei nomi. E questo per...
appunto. Questo ci fa capire che appunto questi personaggi non sono delle macchiette, sono dei personaggi a tutto tondo, cioè sono i personaggi che hanno uno spessore e che non sono solo quelli che ci ricordano, che ritornano alla mente nella nostra infanzia, ma sono quasi persone reali, no? Per questo ti chiedo appunto come nascono i personaggi, anche quelli maschili, ma insomma un po' tutti. Più o meno nascono tutti allo stesso modo, dipende un po' dalla storia che voglio raccontare. Questi indubbiamente sono personaggi che sono nati dal vero, ma dal vero c'hanno poco, qualche battuta, qualche nome, qualche piccolo evento. Per il resto poi ho miscelato tutto, come faccio sempre. Però credo che i personaggi siano un po' dappertutto. A volte mi nascono dal ricordo, come in questo caso, oppure da una fotografia, dal titolo di un giornale, da un fatto di cronaca, anche da un dipinto. Sono tante le ispirazioni, diciamo così. Poi il gioco è bello quando cominci a inventarlo tu, o da quello vero cominci a dire adesso come lo faccio questo. E lì cominci a mettere dei caratteri che sono particolari. Una cosa che ho imparato nel laboratorio di scrittura è che bisogna giocare sui dettagli e sui contrasti. Uno che viaggia sempre con le scarpe slacciate o con un bottone infilato nell'asola sbagliata l'hai già caratterizzato in qualche modo. Se inventi un personaggio zoppo che a tutti i costi vuol fare il ballerino, anche qui il contrasto è dirompente e quindi un po' ti sveglia, suscita interesse. Insomma, secondo me i personaggi si caratterizzano meglio se hanno più difetti che pregi. Evangelina, stava pensando che se non avesse trovato l'aiuto del professore, proprio non ce l'avrebbe fatta a tirare avanti. Per di più con la Caterina messa male per via della sciatica che la tormentava da giorni. Come riuscirei a cambiare il letto a quei due sardoni imbalsamati? Si era detta Evangelina, rubando l'espressione al linguaggio fiorito del professore. A Evangelina era sovvenuto il ricordo del primo incontro con quell'uomo a dir poco stravagante, il giorno in cui, in compagnia della Caterina, era andata a Camasaccio a trattare i termini della sua disponibilità e mansione. Il professore, benché non fosse affatto uomo di chiesa, aveva salutato ossequioso la Perpetua, poi si era rivolto alla contadina: «Se si incateccio, c'è vecchia!» Un appellativo ruspante che aveva fatto storcere il naso all'interessata. Chioccia vecchia, la Caterina ancora non se lo era mai sentito dire da nessuno. Certo che il professore è un uomo particolare e non solo nell'uso delle parole, aveva rimarcato il pensiero di Evangelina. Naturalmente il professore non era un medico, tantomeno un accademico, anche se ogni tanto non mancava di genialità inventiva, ma un uomo che, pur di racimolare qualche soldo, si prestava a ogni servizio. Essenzialmente era un uomo rimasto legato alle origini, un uomo di campagna che si ingegnava a fare ogni sorta di lavoro nei campi, negli orti, nei giardini altrui, dopo che a Camasaccio i vecchi proprietari avevano venduto il podere e lui era rimasto solo con un fazzoletto di terra. Però professore, il soprannome di cui orgoglioso si vantava, gli derivava dalle sue prestazioni sanitarie.
e dal fatto di aver esercitato, durante l'ormai lontano periodo di servizio militare, la funzione di infermiere. Almeno era quello che lui raccontava. Comunque, quando era tornato a Camasaccio, la gente del vicinato aveva cominciato a chiamarlo per fare le punture agli anziani, agli ammalati e soprattutto agli animali. E in verità erano state proprio mucche, vitelli, capre, pecore, conigli a diventare i suoi migliori pazienti. Tuttavia, bisognava riconoscere al professore di non avere mai fatto distinzione alcuna tra la cura delle bestie e quella delle persone. Come potete capire, non sarà solo letto, ma addirittura anche interpretato. Lo so che non avrò più due amici domani. Ma... Mi devi aiutare! Volentieri, se posso! Puoi! Ditemi, in cosa posso esservi utile? Devo trovare una moglie per Peppe! Mi dispiace, non sono io la persona giusta per queste cose. Sì che lo sei! Se no sarei andata da Morosino! Morosino è votato a combinare matrimoni! Io no, davvero, mi dispiace! Morosino combina matrimoni a Casaccio! Io per il mio Peppe voglio scegliere il meglio! Ma la moglie non dovrebbe scegliere il vostro figliolo? No, no, lui è troppo innocente. Si farebbe raggirare dalla prima furba che incontra. Avete poca fiducia in vostro figlio? Peppe è bravo. Col formaggio e le pecore, ma con le donne. Non ne ha mai vista una. Ma forse non gli interessano. Interessano? È ora che prenda moglie. A 32 anni io non posso durare in eterno. Ma lui è d'accordo? Lui fa quello che dico io. Tu mi devi aiutare a fare l'elenco delle ragazze da marito della zona. Ah, se è per fare un elenco. Sì, ma qual è sta puzza? Oddio, la marmellata di fichi! Non tutte le ciambelle riescono col buco. La Filomena del Grilone a me piacerebbe, ma è un po' troppo bella per il tuo Peppe. La Filomena del Grilone? Sì, è un po' troppo bella per il mio Peppe. Lo farebbe cornuto dopo una settimana. Ma solo 16 anni, non è un po' troppo giovane? Chi vuol scaldallet, met una giovane vicina man vecchi. Oh, solo dite voi. È la saggezza popolare che lo dice, ma... Andiamo avanti. La Rinina del Dindon avrebbe una bella età e anche una bella dote, ma è sofistica e viziata come la principessa Taitù. La devo mettere nell'elenco queste due o le lascio perdere? Lascia perdere. La bigina di Camartello, quella sì che è adatta, Bruttina e bruttina, È bruttina. È mansueta, ha un bel corredo. La sua mamma non fa che imbiancare e stendere le tele di lino nella costa sotto casa. Poi dovrebbe ereditare anche la piantata della zia Teresa, che non ha avuto figli e non ha lasciato razza. Meglio così, perché è una brutta razza. Allora la volete dare a vostro figlio? No, lascia perdere. La Betta di Gnavlin? Secca come un bacalà. La Renilde di San Crescentino? Ha i capelli rossi. E il pel roschi nel prova nel knosh. Anche il vostro Peppe ha i capelli rossi. Beh, un maschio è un'altra cosa. Invece, la Gigetta di Macaron mi sa una di quelle che potrebbe andare bene. La Gigetta la segno? No, meglio di no. È troppo stranocchia. Un occhio guarda Roma e un altro a Milano. Quante ne abbiamo scritte? Nemmeno una. L'impresa è più difficile del previsto. Dammi una mano, su. La Gigia dei Purzio? No, è troppo sbirra. Pensa solo a imbellettarsi. La Mafalda della Miniera? A quello ormai c'è la mia età. In effetti è un po' stagionata, ma è una donna brava, ordinata, in casa sa fare tutto. Ma a pensarci meglio, la Mafalda non è poi così vecchia e dovrebbe avere da parte un bel gruzzolo. Per anni ha fatto la serva al principe di Scarpigna. Scrivi la Mafalda, che vado da Morosino, va. Fatta la lista, via. Raccontare, non per insegnare qualcosa. Poi sta a chi legge trovare il senso delle storie, prendere e fare suo quello che sente più vicino e in cui crede. Naturalmente io sono affezionata ai miei personaggi come a delle persone vere e vorrei che questo amore trasparisse e fosse condiviso.
Una cosa che mi piace sottolineare della scrittura è che bisogna mettersi continuamente nei panni dei personaggi, e allora si impara a guardare con occhi diversi anche gli altri. L'esercizio del punto di vista, piuttosto che giudicare, insegna a cercare di capire le ragioni e le motivazioni degli altri. Questo la scrittura mi sta insegnando. E questa è un'altra domanda un po' delicata. Quanto conta nelle tue storie la memoria del passato? Quanto il quotidiano e quanto l'immaginazione? Qui la tiro proprio corta e veloce. Direi che si equivalgono in sostanza. L'immaginazione la metterei al primo posto però. E se dovessi dividere il valore in percentuale, darei il 33% alla memoria, il 33% al quotidiano e il 34% all'immaginazione. Basta così. Infine vorrei rivolgerti la stessa domanda che nella parte conclusiva Evangelina fa al suo Fortunato. Ovvero, siamo noi ad appartenere ai luoghi o sono i luoghi che appartengono a noi? Piera, cosa ne pensi? È una domanda un po' alla Marzullo, questa di Evangelina, pure al marito, in un momento di confusione e nostalgia. Di fatto lei è combattuta tra due sentimenti, quello della radice e quello dell'appartenenza. Io penso che a questa domanda ciascuno abbia una propria risposta. Però se io fossi Evangelina, direi che i luoghi che mi appartengono sono Sasso Corvaro, Livigno, Urbino e Rimini. Quelli che hanno dato una svolta alla mia vita, mentre Frontino è il luogo a cui io appartengo. Cesare Pavese, per sottolineare la sua appartenenza alle Langhe, diceva: io sono una collina. Anche a me spesso viene da dire: io sono una collina. Quella di Frontino, naturalmente. Terminiamo con due brevi letture che lasciamo però così, senza commento, alle vostre riflessioni. Marco. Era il tempo della Madonna Pellegrina. Da settimane lo zio prete impastava le anime con tridui, novene, predicazioni varie per quella che doveva essere una festa di ringraziamento memorabile e propiziatoria. Come un anticipo di miracolo, il paese s'era trovato incredibilmente unito. Mai come allora si era respirato un clima di gioiosa concordia e operosa vitalità. Al dottor Michelone era stata demandata la direzione artistica dell'evento e lui, sbrigliando il genio creativo, comandava i lavori dall'alto del suo metro e mezzo di statura. Assieme allo zio prete, per prima cosa, aveva decretato che la regina del cielo sarebbe passata sotto tre archi di trionfo, posizionati lungo la via principale. Considerata la mole di impegni, il dottor Michelone aveva delegato l'opera a due fidati sottoposti. Fortunato avrebbe diretto il lavoro degli uomini per la realizzazione delle strutture in legno. Evangelina, quello delle donne per gli addobbi floreali. Gli uomini si erano dati da fare per fissare e rendere sicure le impalcature, le donne si erano sbizzarrite con eleganti intrecci d'edera e spargina, ginestre e grappoli di acacia, riuscendo ad ottenere un piacevolissimo effetto estetico. Le mamme avevano mandato i bambini a depredare prati, boschi e giardini per ammucchiare petali multicolori per l'infiorata. Per sé, il dottor Michelone aveva riservato la trasformazione del calesse del vecchio Bomboni in cocchio dorato che Sancho, il decrepito ronzino dello zio prete, avrebbe trainato per le vie del paese, con sopra l'immagine benedetta contornata di angeli. Con il suo tocco artistico e la benedizione della Madonna, il dottor Michelone sperava di ottenere ciò che vagheggiava da tempo. Infatti, accanto all'icona venerata, vedeva troneggiare la bella Luisa, esagerata in altezza, chioma e rotondità, di cui era segretamente innamorato.
Per la verità il sentimento sembrava ignoto solo all'interessata, che mai aveva abbassato lo sguardo sulla figura smilza del dottore. Evangelina era stata coinvolta anche nella costruzione delle ali di cartone rigido, spolverate di porporina, oro e argento, che, oltre alla Luisa, nel ruolo dell'arcangelo Gabriele, dovevano essere indossate da una dozzina di bambini in rappresentanza del coro angelico. Il dottor Michelone si era incaricato del taglio del cartone, ma sembrava proprio gli mancasse il senso della misura. Forse perché di misure nella testa aveva solo quelle della Luisa. Di fatto, quando Evangelina era andata a provarle sulle spalle dei bambini, le ali strisciavano per terra. Come in un vecchio film, Evangelina rivive la sera del grande evento, la processione che si snoda in una lunga fila di cui non si vede la fine. Il dottor Michelone che saltella come un grillo da un posto all'altro, avvolto in una nuvola di soddisfazione, dopo aver notato lo sguardo della Luisa fermarsi finalmente su di lui, quasi certo che le sue aspettative amorose stiano per realizzarsi. Ed ecco, sotto il primo arco, la voce profonda dello zio prete intonare le litanie lauretane, mentre dietro rispondono melodiose le voci delle canterine, tra cui spiccano gli acuti sottilissimi della signora Fidalma e quelli più robusti della Rosetta. Al secondo arco sono le potenti corde vocali della Luisa a far vibrare tutti con il Magnificat. A più d'uno iniziano a luccicare le lacrime agli occhi. Giunti al terzo arco, il dottor Michelone attacca l'Ave Maria di Schubert con il violino. La commozione generale giunta alle stelle si trasforma in armonia cosmica. Evangelina, con l'orecchio attento al festoso sbatacchiare di campane di Fortunato e Cicchette, respira la gioia densa sparsa nell'aria, è proprio sicura, quella è gioia del paradiso. Lei sa ancora poco della vita e quasi niente della morte, ma quella notte ha una rivelazione. Il paradiso esiste ed è così, un paese in collina, una sera di maggio, una grande festa, gente che conosco e mi riconosce, volti che amo, da cui sono riamata. L'almanacco di Evangelina, storie sotto il campanile, Pierina Dominici. Rubo solo un secondo per ringraziare io Piera, perché ci ha dato a me e a questi giovani l'opportunità. Noi facciamo tutt'altro nella vita, non è il nostro mestiere fare i presentatori e quant'altro. E quindi ti ringrazio soprattutto per il coraggio che hai avuto. Ringrazio le persone che hanno insieme a me iniziato questo percorso dell'Accademia della Pula. Vi invito ancora una volta a visitare il sito e vi aspetto per altre possibili occasioni. Ringrazio naturalmente tantissimo Marco, perché veramente quel quid in più. Ringrazio il signor Alfio Magnesi e ovviamente i miei compagni di viaggio, Manuela e Alberto. E adesso passo la parola a Piera. Ha già ringraziato tutti Nadia, ma lo voglio fare anch'io, a cominciare da voi tutti qui presenti, che se siete qui è perché mi volete bene, e io vi ringrazio tanto. E poi ringrazio Alfio Magnesi, che si è spostato da Fano per venire qua. Con piacere. Anche gli amici di San Marino, quindi, pure quello di Pesaro. E poi ringrazio tutti uno per uno. Ringrazio il Bagno Rudi, che ci ha messo a disposizione questo spazio. E poi, naturalmente, i miei carissimi alunni, Nadia, Alberto, Marco, di cui siamo anche, c'è un legame di parentela, per cui è affezionatissimo. Grazie a Manuela, che non è una mia alunna, ma adesso sono diventati tutti miei insegnanti, perciò io sono felicissima di questa presenza. Grazie davvero a tutti quanti. Vi lascio con queste parole di Cesare Pavese, che Piera ha voluto anche nel suo libro. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Grazie davvero a tutti, e chi vuole adesso può
ha promesso che farà le dediche, quindi...